Se lui pensa di vincere e che questo ed è pronto a pagare il prezzo della vittoria, non ci sarà una tregua. Io mi sono chiesto tante volte la Cecoslovacchia. La Cecoslovacchia aveva 24 divisioni pronte, un sistema di fortificazioni abbastanza sviluppato e 15 divisioni che, della riserva che stavano entrando. Ecco, io mi sono chiesto, ma se la Cecoslovacchia avesse mandato a quel paese i signori del patto di Monaco, no? E si fosse difesa, io mi domando che corso avrebbe avuto la storia, se ci fosse, si sarebbe stata una seconda guerra mondiale, perché non c'è dubbio che nel 38 Hitler non era l'Hitler del 39, no? E vedo diciamo nell'Ucraina una Cecoslovacchia che si batte, anche se tutto sommato se non si fosse battuta saremmo stati tutti più contenti, e secondo me questo può cambiare la storia, può cambiare la storia Chiaro. della terza guerra mondiale. Chiarissimo. Generale, veniamo all'oggi. Bakhmut, anche lei ci conferma, è sostanzialmente presa. Qual è il Persa. prossimo obiettivo? Kramatorsk, Sloviansk? Per me il Odessa, prossimo. magari cambio di zona? Io non credo che in questo momento la Russia voglia avanzare ancora, perché ha ottenuto quello che voleva. Mi spiego. La Crimea, il corridoio, il controllo del mare di Azov. E ha praticamente ha messo al suo territorio quello che voleva. Ora, credere che la Russia voglia spingersi ancora in profondità non è realistico. Secondo me, la Russia adesso cercherà di consolidare le posizioni, anzi, le sta già facendo, perché la sua dottrina è quella. Non vedo a breve un'altra azione tipo Bakhmut, non la vedo proprio, però può darsi. Ho impiegato in questi 15 mesi, abbiamo imparato a avere sorprese da tutte le parti, quindi, ma non credo che ci siano ancora profondità, azioni da terra in profondità, altri obiettivi, perché quello che doveva prendere l'esercito russo lo ha preso. Chiaro, però quindi Odessa non è un obiettivo così importante, cioè chiudere l'accesso al mare all'Ucraina sarebbe una perla, varrebbe come aver preso Kiev in principio. Varrebbe tutto, bisogna vedere se ci sono le capacità operative di farlo, quanto costerebbe in termini logistiche di uomini e vedere se conviene. Tutte le operazioni militari devono avere un rapporto tra effetto e spese logistiche, anche in conto di uomini. Siamo sicuri che in questo momento il governo russo voglia affrontare anche questo sforzo? Cioè uno sforzo importante con grosse perdite. Non sono convinto. Io penso che adesso persa Bakhmut e consolidato l'allineamento al corridoio si possa parlare di pace. Cioè, bisogna vedere se c'è la volontà da entrambe le parti, ma secondo me, anche da qualche dichiarazione sentita nei giorni scorsi da Lavrov, che sarebbe ministro degli esteri russo, una possibilità, un'apertura a una discussione c'è in questo momento. Io Io direi, sono visto che d'accordo. siamo in ritardo, professor Cazzola, le sottopongo un'altra domanda che arriva dal pubblico, sempre provocatoria, ma interessante a suo modo. Ecco, se la prendiamo seriamente può essere interessante. Prigozhin ci è o ci fa? Cioè, adesso prendiamola seriamente, intendo dire, adesso si ritira, sta annunciando, lo fa in polemica, ma in realtà fa comunque il gioco del Cremlino? Cioè, semplicemente la Wagner, secondo lei, si potrebbe preparare a qualcos'altro, magari a consolidare altre zone? Ma guardi, io sinceramente faccio fatica, non ho informazioni per rispondere con qualche sicurezza a questa domanda. Posso dire che alla Wagner questa operazione di Bakhmut è costata molti uomini. E
alcune decine di migliaia, insomma, mi diceva una persona che conosco in Ucraina, vabbè, forse lui tirava il mulino all'Ucraina, che diciamo la Russia come soldati russi e come Wagner hanno perso 100.000 uomini in quello scontro. Questo me l'ha detto poco fa un amico ucraino che ho sentito per telefono. E questo amico ucraino, probabilmente propaganda, mi diceva che in realtà gli ucraini stanno cercando di accerchiare i russi. E che il capo della Wagner se ne va proprio per questa cosa qui, perché dice: io ho vinto, ma voi russi invece, quando vado via io, vedrete che voi in qualche modo non riuscirete a fare quello che ho fatto io. Non so se questo sia vero, cioè, diventa difficile mettersi nella testa di un ex cuoco che è diventato una specie di Giovanni delle Bande Nere, no? E quindi insomma, è diventato se posso dire qualcosa su questa cosa, su questo argomento, se il mio pensiero su questo argomento bisogna prendere sempre con molta attenzione le notizie che arrivano da una parte e dall'altra come propaganda. Potrebbe essere anche inganno. Inganno, detto, noi ce ne andiamo, ci spostiamo. La Wagner ha perso una grossa parte della sua capacità operativa combattendo casa per casa a Bakhmut. Da militare, i militari, la cosa a cui non piace di più è andare a combattere nei centri abitati, perché è una carneficina, è il combattimento più cruento, non c'è movimento, c'è soltanto casa per casa, quindi ai militari non piace. Quindi la Wagner si deve riorganizzare, cioè probabilmente rientrerà nelle retrovie, chiunque essi siano, quanti essi siano, quanti siano rimasti, dovranno riorganizzarsi per un'eventuale altra manovra. Quindi c'è un tempo di organizzazione logistica che va considerato. Cerco di parlare in parole semplici, non in parole militari, per far capire a tutti. Chiaro. Bisogna rientrare, usare un termine che è bruttissimo, leccarsi le ferite, riconfigurarsi, riconsiderare i battaglioni, le compagnie, i plotoni di gente, rifare di nuovo a manca, ma per un'eventuale futura operazione che, se si farà, sarà almeno tra un paio di mesi, perché ci vogliono almeno una sessantina di giorni, a mio parere, per riorganizzarsi. Perché chi ha combattuto deve anche rientrare in forza, diciamo. Questo sto facendo usando termini molto semplici. Sì, allora chiudiamo con una domanda. Le chiedo di essere breve, perché abbiamo già sforato. Chi ci segue non è abituato a andare così lungo per il momento, poi li faremo abituare in futuro magari. Ma domanda, mi rendo conto, un po' complessa. All'orizzonte lei vede più una tregua o una pace a questo punto? La pace passa attraverso una tregua. Quindi all'orizzonte io mi auguro vivamente che ci sia una tregua. Mi auguro vivamente che il presidente ucraino accetti di discutere una tregua. Perché è logico che... il 98% delle armi, così ha dichiarato il generale Cavoli, il comandante delle forze americane della NATO in Europa, americane in Europa, ha ricevuto le armi che aveva chiesto. Però bisogna vedere se ha il personale addestrato per utilizzarle e se ha la volontà di sacrificare queste persone. Se lui pensa di vincere ed è pronto a pagare il prezzo della vittoria, non ci sarà una tregua. Ma se, voglio usare un termine forte, andrà verso la ragione della tregua accettando una perdita territoriale, perché sapete che quando c'è una tregua ci si congela sulle posizioni e poi si va a discutere, forse salverà la vita a molti ucraini e anche a molti russi, quindi bisogna vedere questo. Ma sicuramente la pace passa attraverso una tregua, e la tregua deve essere presto, mi auguro presto.